Perché se hai una limited liability company incorporata all'interno degli Stati Uniti non devi pagare le tasse. Quali sono i requisiti e per quale motivo detenere una LLC come non residente, non US person, mi evita rotture di scatole, ossia eventi impositivi all'interno degli Stati Uniti, te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatela e oggi parliamo di un argomento interessantissimo, un argomento che negli ultimi anni ho sviscerato più e più volte, ma ripetita iuvant, e quindi è giusto ripetere gli stessi argomenti più di una volta per i nuovi arrivati e per chi sono quelli che sono un po' duri di testa. Parliamo di LLC, Limited Liability Companies. Attenzione, clicca subscribe e lasciami un like. Rishare il contenuto del video e poi forse te lo faccio ascoltare. Limited Liability Company è una sorta di ibrido, tecnicamente limita la nostra responsabilità patrimoniale, in quanto i creditori della società non possono rifarsi sul patrimonio dell'imprenditore, e questa è cosa sempre buona e giusta, ma in realtà sono tassate per trasparenza, si chiamano disregarded entity, cioè appunto delle entità trasparenti. Ecco, come si inserisce la LLC nel contesto internazionale è cosa diversa. Oggi però parliamo di momento di tassazione. Tante volte mi chiedete da me, dice Luca, una LLC, ho venduto questo negli Stati Uniti, ho clienti negli Stati Uniti, ho fatto una cessione a un cliente americano, ho investito in ETF piuttosto che azioni quotate sulla borsa americana, devo pagarci le imposte? Ebbene ragazzi, cerchiamo di chiarire una volta per tutte questo arcano. Vi posso dire quello che non dovete mai fare, ok? Quello che vi consente di rimanere sereni e che 99 volte su 100, che è più di 9 volte su 10, attenzione, in termini statistici probabilistici, non vi crea problemi di tassazione. Cerchiamo di chiarire il primo grande arcano, cioè che cos'è l'effective connected income. Voi sapete che, se mi seguite, le LLC pagano tasse negli Stati Uniti se e solo se determinano un effective connected income o un effective trade of business all'interno degli Stati Uniti. Tecnicamente che cosa devo vedere, quindi? Se quello che guadagno rappresenta una US source of income, perché il codice l'Inland Revenue Code, che è un casino, che la metà basta, ci dice che devo guardare alla US source of income. Ecco, il messaggio fondamentale che io vi voglio regalare, attenzione, perché c'è gente che paga in consulenza per sentirsi dire questa cosa, è che l'effective connected income non è l'online income. Se io svolgo il 100% della mia attività in totale, come dire, totalmente da remoto, e quindi non ho connessione reale all'interno del territorio degli Stati Uniti, è altamente improbabile, perché non posso dire da buon consulente impossibile, che voi dobbiate pagare tasse all'interno degli Stati Uniti, né sulle attività di trading, quindi compravendita, prodotti e servizi, né sulle attività di investimento. Ora, il business online appunto è cosa diversa, cioè, o meglio, di nuovo, l'effective connected income è un income prodotto within the border, all'interno dei confini degli Stati Uniti. Non mi risulta, a casa mia non risulta, che online income online sia possa essere definito prodotto all'interno dei confini degli Stati Uniti. È un concetto labile, chiaramente è un concetto di pianificazione, quindi è normale che sia un concetto lievemente discrezionale, però è un ottimo punto di partenza per ragionare, ok? Poi è chiaro che, se no, poi dice, me l'ha detto il dottor Tagliatela, è giusto, soprattutto quando l'income è importante, passare da un professionista. 9 volte su 10 vi conviene passare da me per ovvi motivi, ma se volete passare da qualcun altro, io non c'entro poi niente se ci sono delle conseguenze spiacevoli. Scherzi a parte. Quindi, che cosa evitare allora all'interno degli Stati Uniti? Sicuramente devo evitare un fixed place of business, che non è un ufficio, ok? Cioè, se è un ufficio dove mi faccio arrivare la posta, quello non è un fixed place of business. Sicuramente devo evitare una sales person, cioè una persona che è lì, è americana o vive lì, ho una green card e vende il mio nome per mio conto. Sicuramente devo evitare un dependent agent, cioè un cristiano, per chi, diciamo, pratica la religione cristiana, poi ognuno è libero di fare che gli
vi pare, io sono al limite dell'agnosticismo, ma comunque quello che dovete evitare è un dependent agent, cioè una persona che in qualche modo sia riconducibile a una sorta di employee, di impiegato che lavori per voi. Ok, sono tutti concetti fiscali che devono essere approfonditi nel dettaglio, perché come dire, il codice li definisce in un modo e poi ci sono le interpretazioni, però sono tre grosse bussole, o meglio tre grosse linee guida che vi devono quantomeno calmare le ansie. Luca, ho venduto, ho fatto, arriva l'IRS, keep calm e vieni da me in consulenza, va bene? Quindi se hai una LLC, se hai dubbi, se vuoi aprire una LLC e vuoi affidarti a un professionista che te la gestisca 24H con un'assistenza in tempo reale su costituzione, apertura conti correnti, chiusura conti correnti e aperture wallet e soprattutto adempimenti fiscali, adesso sai a chi rivolgerti. Se ti interessa, clicca il link in descrizione e ci rivediamo dall'altra parte. Anzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie ragazzi.